Messaggeriamo all'alba vincerò. Citato nei libri, sotto nome di Beatles, qualche pezzo tratto dai miei libri, poi ve ne leggo qualcuno anch'io. Da che libro è questo? Questo è dal primo, 1999, Sfigati non ce la fanno. Ok, allora leggi quella lì. Molti si atteggiano intellettuali e il grande fratello ovviamente non lo guardano mai, però sanno tutto, l'hanno sempre visto solo qualche volta di sfuggito. Okay, sì, sì, sì. Se andate ad arbitrare nella bassa ferrarese, dagli spalti vi può arrivare questo gentile augurio. Arbitro, catvenian mal cancancara zia zuliev. Niente traduzione, arrangiato. C'è scritto proprio così. Allora, questo mettiamo l'ultima ed è... Ve li immaginate quelli della spedizione dei mille che si fanno coraggio cantando... Uno su mille ce la fa. Solito faccio questo giochino di aprire una pagina a caso, sì, e poi dalla pagina scelgo. Ok. Guardate, giuro che senza trucco. No, senza trucco, apro una pagina a caso e scrivo. Vado a scegliere. Beati gli ultimi, perché saranno i primi. Giocateci piazzati. Spostando la stessa pagina, leggo un'altra e dico un consiglio. Non date mai consigli non richiesti. Ok. Andiamo con tempi duri per il senza tetto. Sì. Questa qua. Alcuni hanno il titolo, tipo questa qui, che si intitola Due orbite vicine. È carina, ma non mi è mai piaciuta la gente con la quale gira. Credo di piacerle anch'io, ma siamo come due pianeti. Siamo spesso vicini, ma non ci sfioreremo mai. Non so neanche come si chiama, altro che pianeta, voglio un bel meteorite io, femmina. Il mio allenatore di basket. Andrea, come stai? Non mi tiro una schioppettata perché non sta bene distruggere le opere d'arte. E altre che ce ne sono, altre sue, adesso mi necito la memoria, lui diceva, una volta siamo in giro e lui... andiamo a prendere il caffè la mattina e lui vede questa ragazza da dietro e ha detto ecco vedi quello incomincia ad essere un culo importante. dalle fighe ignoranti scrivo ognuno deve fare la sua strada, sì, ma dov'è sta strada? Forse stavolta ci siamo, mi sembra di vedere, adesso prendo di qua, se è quella giusta adesso io scrivo. Okay. È deceduto la settimana scorsa questo parco a 90 anni e allora citato qui, allora leggo questo. Don Isidoro era amico con il mio babbo ed era, lo sarà ancora, il parroco di Mandriole. La squadra del calcio, di calcio locale ha sempre disputato le partite casalinghe del campionato amatoriale nel campo attiguo alla chiesa, però la domenica mattina anziché alle 10 Don Isidoro aveva imposto che si giocassero alle 9, altrimenti si fermano a guardare anche il secondo tempo e non vengono ammessi. Hai letto da tutti? Ok, allora Lau, questo qui è la presentazione del tuo Lolli Pensiero. E per cui vediamo se sono rose fioriranno e se ci saranno telefonate richieste d'amore arriveranno. No, rose sono rose sicure. Bene. Poi si fioriranno. Ok. Laura Novak, vuoi dirgli qualcosa? Può essere credibile come intellettuale? Sì. Messaggeriamo.